Benvenuti a questo corso dedicato ai filtri a ciclone. In questo corso vi verranno spiegate esattamente tutte le caratteristiche dei filtri a ciclone, le applicazioni, la funzionalità. I filtri a ciclone sono dei filtri che sono spesso un po' snobbati nei processi di filtrazione, quando invece in realtà possono essere dei validi sistemi di pretrattamento ad altri sistemi di filtrazione e di affinamento. Come abbiamo visto nei corsi precedenti, la filtrazione si occupa di filtrare liquidi, gas e vapore. Noi ovviamente con i filtri a ciclone e con tutti i nostri sistemi di filtrazione ci occupiamo della filtrazione di liquidi, in particolar modo dell'acqua, e dell'acqua esclusivamente della filtrazione dell'acqua primaria. Per quanto riguarda la filtrazione dell'acqua primaria, come abbiamo visto anche nei corsi precedenti, ci sono diversi processi di filtrazione che vengono attuati con diverse tipologie di filtri. I filtri a ciclone sono i filtri iniziali di qualsiasi processo di filtrazione, proprio perché rimuovono particelle grossolane e pertanto vengono utilizzati nel primo step di filtrazione. I filtri a ciclone, essendo i filtri installati all'inizio di ogni processo di filtrazione, sono i filtri che eliminano le particelle più grossolane presenti nell'acqua. Possiamo dire che i filtri a ciclone vengono utilizzati per rimuovere particelle che vanno da 3000 micron fino a circa 100 micron e per un quantitativo di solidi sospesi che va da 300 ppm fino a 2 ppm. Allora, i filtri a ciclone vengono utilizzati per rimuovere le particelle più grossolane presenti nell'acqua, come sabbia o piccoli sassolini. In particolar modo possono essere utilizzate anche nella filtrazione di acque derivanti da lavorazioni di materiali industriali, come può essere acciaio, come può essere altre particelle che vengono utilizzate nella lavorazione delle pietre. Quindi tutto ciò che riguarda particelle avente un peso specifico rilevante. I filtri a ciclone vengono utilizzati per rimuovere particelle pesanti. Particelle pesanti, particelle cioè che hanno un peso specifico superiore a 2,6 kg per decimetro cubo. I filtri a ciclone vengono utilizzati per rimuovere particelle anche abbastanza fini, fino a 70 micron. Possiamo dire che i filtri a cicloni Everblue sono stati testati per rimuovere particelle fino a 70 micron e hanno un'efficienza addirittura del 90%, quindi riusciamo a rimuovere il 90% di particelle avente una dimensione superiore a 70 micron ed avendo un peso specifico superiore a 2,6 kg per decimetro cubo. Come dicevo precedentemente, i filtri a ciclone sono utilizzati come pretrattamento di altri sistemi di filtrazione. In particolar modo, i filtri a ciclone sono utilizzati come pretrattamento dei filtri a sabbia. L'utilizzo dei filtri a ciclone come pretrattamento dei filtri a sabbia è valido perché rimuovendo gran parte delle particelle di grandi dimensioni aiutano i filtri a sabbia a lavorare meglio, quindi ad avere un tempo di rigenerazione fra una fase e l'altra molto più lungo, quindi riducendo quelli che sono i consumi di acqua di controlavaggio dei filtri a sabbia. I filtri a ciclone vengono anche utilizzati come pretrattamento dei filtri autopulenti. Anche in questo caso l'utilizzo dei filtri a ciclone serve per rimuovere gran parte delle particelle presenti nell'acqua e quindi ad aumentare il tempo che intercorre fra una fase di rigenerazione e l'altra dei filtri autopulenti. I filtri a ciclone hanno un grande vantaggio tecnico, cioè quello di non avere alcuna parte in movimento al loro interno. Questo fa sì che non hanno mai bisogno di manutenzione e anche la loro installazione è sicuramente semplicissima. Il filtro a ciclone lavora in questo modo: l'acqua entra all'interno del filtro a ciclone dall'ingresso laterale, che è normalmente più piccolo come diametro rispetto al diametro della tubazione. Faccio un esempio: se abbiamo una tubazione da 3 pollici, l'ingresso del filtro a ciclone normalmente è un filtro che ha un ingresso da 2 pollici e mezzo. Questa riduzione di diametro del tubo serve per creare già un'accelerazione dell'acqua che entra all'interno del filtro a ciclone. Una volta che l'acqua entra all'interno del filtro a ciclone, va ad essere ulteriormente accelerata grazie al cono di accelerazione che è posto all'interno del filtro a ciclone stesso. In questo modo si ha che tutte le particelle presenti nell'acqua tendono ad andare sulla parte esterna della camera del filtro a ciclone e pian piano scendere verso il basso.
Nella parte bassa del filtro abbiamo un piattello che è supportato solo centralmente, quindi tutti i lati esterni sono liberi, quindi le particelle arrivano sul fondo. Una volta passato questo piattello sulla parte laterale, vanno nella parte interna del filtro, non riescono a risalire perché il piattello evita che le particelle ritornino verso l'alto e tutta la parte dell'acqua pulita che rimane al centro esce dalla parte alta del filtro e va poi al servizio. I filtri ciclone di Everblue sono realizzati in due materiali differenti, in acciaio AISI 316 per applicazione su acque salmastre oppure in materiale plastico PVC per applicazioni su acqua di mare ma anche ovviamente per applicazione su acque salmastre. I filtri ciclone Everblue sia in materiale plastico PVC o in acciaio AISI 316 sono denominati Speed Blue, quindi tutta la linea dei filtri a ciclone è denominata Speed Blue. Filtri a ciclone Speed Blue sia in materiale plastico PVC sia in acciaio AISI 316 sono realizzati completamente in Italia con materie prime europee certificate, quindi possiamo fornire ai nostri clienti tutti i certificati delle materie prime che noi utilizziamo per la realizzazione di questi filtri. I filtri a ciclone Speed Blue garantiscono performance elevate, rimuovendo gran parte delle particelle uguali o superiori a 70 micron ed avendo un peso specifico elevato superiore a 2,6 kg per decimetro cubo. Ottimizzano i processi di filtrazione, poiché sono utilizzati come pretrattamento di altri sistemi di filtrazione di affinamento, come possono essere i filtri a sabbia o i filtri autopulenti, e garantiscono una lunga durata senza avere la necessità di alcun tipo di manutenzione perché non hanno nessuna parte in movimento. Possiamo garantire che i filtri a ciclone Speed Blue possono essere utilizzati in campo senza nessun tipo di manutenzione per almeno 5 anni. Per quanto riguarda i filtri a ciclone, la disponibilità di questi filtri è normalmente pronta a magazzino per le diverse misure che sono disponibili, che partono dal contenitore da 3 quarti fino ad arrivare al contenitore da 3 pollici. Per applicazioni con portate molto più elevate si consiglia sempre l'utilizzo in batteria di questi filtri per ottimizzare l'efficienza di ciascuno di questi filtri. Meglio sempre utilizzare una batteria di filtri da 3 pollici piuttosto che andare ad installare filtri a ciclone aventi connessioni più grandi, perché all'interno di questi filtri la velocità dei flussi è molto importante, quindi in filtri di più piccole dimensioni si riesce meglio a creare quello che è la turbolenza per poter rimuovere le particelle presenti nel fluido di alimentazione. Il nostro ufficio tecnico è sempre a vostra disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento. Quello che vi possiamo consigliare è di prendere maggiormente in considerazione questa tipologia di filtri per ottimizzare tutti i processi di filtrazione.